Così come lo scrisse fra il 1944 e il 1945, nessuno volle pubblicarlo, sebbene anche dopo la liberazione. Fu stampato per la prima volta nel 1967, ma in una versione meno cruda ed esplicita. Invece è proprio il linguaggio straordinario che lo rende un grande libro. Fortunatamente recuperato dopo che è stato trovato il manoscritto originale, che in questa edizione è stato riprodotto anche in fotografia ad apprezzare il lavorio e lo stile dell'autore. Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo, Adelphi 2016. Gadda è uno dei grandi del Novecento italiano, nato nel 1893 e morto nel 1973. L'ingegnere in blu, secondo il titolo di un libro che gli dedicò Alberto Arbasino. La sua lingua è un italiano denso, preciso nel descrivere e acuminato nel colpire, ma sempre elegante nell'esporre. Queste pagine sono dedicate a Benito Mussolini, il Priapo Maccherone Maramaldo, il gran somaro nocchiero, ma dentro, più sopra che fra le righe, ci sono gli italiani che con disonore gli andarono dietro. Apprezzate l'incipit. Li associati a delinquere, cui per più di un ventennio è venuto fatto di poter taglieggiare a lor posta e coprir d'onte e stuprare l'Italia e precipitarla finalmente in una ruina e in quell'abisso dove Dio medesimo ha paura a guardare, pervennero a dipingere come attività politica la distruzione e la cancellazione della vita, la obliterazione totale dei segni di vita. Godete l'immagine del funerale fascista, dove si grida presente del defunto e i camerati, finito il rito, tra virgolette, che già siedevano a tavola coi grifo sui maccheroni da imbrodolarsi il grugno di tutte salse. Si gioisce di questa prosa, ci si se ne vede e ci se ne diverte, ma anche si pensa dolorosamente che anche dai Gadda era fatta l'Italia, senza che questo abbia potuto evitare l'infatuazione di massa, il correre cieco verso il disastro, il plaudire come eroico quel che era osceno e grottesco, fino a mostrarsi tutti posseduti da quel Priapo pagliaccesco che pure li dominò e a lungo con loro piena soddisfazione. Quella non è una parentesi della nostra storia, quella è la storia che è ancora la nostra storia, una storia che non passa, che non cessa neanche oggi di meritare queste pagine liberatorie. Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.